Una domanda per Elkan: ma in che mondo vivi? Te lo chiediamo seriamente. Il presidente degli M5, Giuseppe Conte, scrive su Facebook, commentando l'articolo scritto da Alain Elkan e pubblicato su Repubblica. L'attuale volgare, secondo il leader di Pentastellato, è che la sinistra ha ora chiuso il forte del ZTL. Ecco davvero qui. L'intervento di Elkan ha suscitato direttamente numerose controversie, in particolare sui social media. Conte si rivolge direttamente all'autore dell'articolo, al giornalista, allo scrittore ed ex presentatore televisivo e dice: non guardare questi ragazzi da cima a fondo. Ha la pazienza per riposare la sua cartella. Il suo talking può aiutarci a dire meglio al mondo, alle loro paure, ai sogni e mi permette. I giovani descritti da lei non mi sembrano affatto lanzichenecchi perché non hanno nulla a che fare con i mercenari al servizio di potenti e prevalenti. Dall'altra parte della barricata, Vittorio Sgarbi difende Elkan: ha fatto la letteratura. È l'opinione del sottosegretario alla cultura riportata da Open. Non leggere mai Leoto, Ceronetti, Delfini, Tito Balestra, Testori, il sillabario della Pari? A proposito del malcontento di molti,